non ho bisogno di tre persone che devono prendere gli appuntamenti. Quando un cittadino viene sul comune deve essere ricevuto. I miei candidati, la mia squadra di partenza sarà con me dall'inizio alla fine. Guardate, uno dei momenti in cui ho sofferto di più il rapporto politico è stato perché è venuto meno un rapporto umano. Quando nel passato ho ricevuto la revoca da assessore, ho sofferto non per gli incarichi, perché gli incarichi vanno e vengono, ma ho sofferto per il valore umano, perché avevo creduto in una persona e in un baleno questa persona mi ha scaricato. Al minimo problema, io vi posso promettere una cosa, lo prometto vicino a tutta la gente: se qualunque persona che vuole della mia squadra avrà un problema, io sarò al vostro fianco e sarò il primo a difendere. Ieri sera il candidato sindaco Raffaele Calabrese ha presentato ufficialmente in un teatro al Canice, sgremito di gente, il suo programma elettorale diviso in 5 punti e i suoi 64 candidati consiglieri, uniti per un solo obiettivo: amministrare la casa comunale. Innanzitutto voglio ringraziare il mio coordinatore regionale, dottor Pietro Daddato, per la sua presenza e l'onorevole Salvatore Matarrese. Oggi inizia una nuova fase per Ginosa, la fase della Ginosa operativa, della Ginosa delle persone umili per bene che vogliono veramente il cambiamento. I miei 5 punti: ambiente e territorio, sicurezza e cittadini, agricoltura, turismo, imposte dirette e tasse, e giovani e occupazione. Partiamo da qua, 5 punti snelli per cambiare Ginosa. Facciamo veramente il cambiamento, adesso si cambia. Partiamo da queste persone, dalle persone più semplici che vogliono veramente cambiare Ginosa in maniera concreta, partendo dalle cose più elementari, dai servizi al cittadino. Rivolgo un appello ai ginosini liberi, ai ginosini che non si fanno condizionare. Il 5 giugno avete un'arma nelle mani, avete l'arma della matita per cambiare Ginosa e per liberare Ginosa da questo malgoverno che ci ha attanagliato e ha fatto decadere il paese in una maniera irreversibile. Onorevole Matarrese, perché i ginosini devono votare Raffaele Calabrese? In maniera selvaggia. Perché è una persona competente, preparata, a capo di un gruppo di persone determinata al cambiamento. Il cambiamento oggi si fa con persone così, persone che propongono, persone che vogliono una città diversa, una visione diversa del futuro di questo paese, che può fare di più e deve fare di più. Raffaele è una garanzia da questo punto di vista. Se si vuole cambiare, si cambia con giovani determinati e capaci come Raffaele Calabrese. Dottor Daddato, perché i ginosini devono votare Raffaele Calabrese? Perché credo che stia dimostrando un enorme coraggio a metterci la faccia in un momento delicato per le amministrazioni pubbliche, in cui ogni persona che si accinge ad amministrare sa di dover scontare una serie di problematiche, perché comunque sta dimostrando di avere tanta determinazione nella direzione di ottenere il cambiamento sperato dai ginosini, e perché sta dimostrando quotidianamente di avere delle idee chiare, delle idee che riuscirà a programmare e ad eseguire nell'ambito del suo mandato.